Buongiorno ragazzi, qui è Frozen che vi parla e benvenuti in questo nuovo video. Come ben noto sul web, tantissime persone cercano soluzioni per poter giocare senza fili su Nintendo Switch. Tempo fa feci una recensione anche abbastanza completa di un pad alternativo per Nintendo Switch al costo di 30 euro, più precisamente il pad della Hori, una marca che collabora attivamente con Nintendo ai giorni nostri. Porta sempre contenuti certificati, quindi al 100% affidabili. Nonostante ciò, col tempo mi sono accorto della mediocrità di questo controller, che sì, a fronte dei 30 euro spesi valeva la spesa, ma niente a vedere che col Pro Controller di Nintendo Switch, e direi anche grazie al cavolo, dato che il Pro Controller costa la bellezza di 69,90 euro nella versione base, 74,90 nelle versioni limited, fino ad arrivare a un costo di oltre 90 euro per quelli in edizione limitata di Xenoblade Chronicles 2, ormai abbastanza introvabile nei negozi. Al momento però, visitando i negozi fisici tra cui GameStop ma anche MediaWorld, si trovano tantissime varianti per la nostra console, ma purtroppo sono tutte cablate. Sto parlando dei vari pad di PowerA, una famosissima marca che si occupa appunto di creare pad per tantissime console, come la variante di Nintendo del controller per Pokken, ma anche per esempio i vari pad di altre marche che sono disponibili in questi negozi e sempre di terze parti. Insomma, soluzioni in negozi fisici ce n'è, ma sono tutti quanti cablati. Andando su web invece le soluzioni spuntano come funghi. In tantissimi mi avete scritto e soprattutto volete la mia opinione riguardo il pad Tutuo o Tutuo, come vogliamo chiamarlo, perché a 25 euro è l'unico pad wireless decente che si riesce a trovare su Amazon e via dicendo, quindi anche con un'ottima garanzia, provvisto addirittura di giroscopio, ovvero quella funzione che ti permette di usare i sensori di movimento all'interno dei videogiochi, come per esempio su Splatoon, per regolare la mira. Non avendo avuto la fortuna o la possibilità di comprarlo ancora, data comunque la presenza di ben due Pro Controller all'interno di casa mia, non saprei dirvi nello specifico se questo pad merita oppure no, non saprei dirvi se i materiali sono buoni oppure scadenti. Una cosa è sicura, per 25 euro non possiamo aspettarci chissà cosa, ma comunque è una soluzione abbastanza economica per chi non può spendere 50, 60, 70 euro per la variante migliore Pro Controller ufficiale. Ma ovviamente ha dei problemi, come tutti i pad di terze parti che non hanno la licenza ufficiale Nintendo. Per chi non lo sapesse, la Nintendo, quando deve aggiornare un pad, fa un aggiornamento tramite la console, insomma gli manda nuovi segnali, nuovi input per aggiornarlo. Nel caso di questi pad, che quindi non seguono un aggiornamento Nintendo diretto, vanno aggiornati dal produttore stesso. A volte vanno collegati al computer, a volte bisogna farlo manualmente in modi strani, insomma ognuno ha le proprie modalità. Nel caso specifico del Pro Controller di Nintendo Switch, quando si aggiorna la mia console viene riconosciuto in automatico perché è un device di Nintendo stessa e quindi non ci sono problemi, ma con i device di terze parti che non sono aggiornati da Nintendo stessa molte volte possono esserci problemi con la console stessa. È capitato molte volte che per colpa di pad di terze parti o dock di terze parti la console andasse in soft brick, ovvero si bloccasse e andasse riavviata, non rende quindi usabile quel device al momento. Vi faccio un esempio: io ho comprato una dock di terze parti per recensirla, ma ho notato, e quindi l'ho rimandata indietro ad Amazon, che purtroppo non fosse compatibile con la console dopo l'aggiornamento ed anzi la mandasse totalmente in crash. Dato questo problema e dato che non volevo assolutamente rovinare una console da 330 euro per risparmiarne 20 sulla dock, ho detto bon, la rimando indietro e basta. Stessa cosa per i pad, non ha molto senso risparmiare 25, 30, 40 euro se poi abbiamo problemi sul lungo periodo. Magari sul lungo periodo, 2-3 anni, si rompe 2-3-4 volte o magari dà problemi con la console che non rende quindi giustificabile l'acquisto, il risparmio. Ed è per questo che io consiglio sempre di prendere soltanto oggetti di prime parti direttamente dall'azienda produttrice oppure prodotti con la licenza ufficiale. Quindi la marca che mi sento in assoluto di consigliarvi è la PowerA, o PowerA se vogliamo chiamarla in inglese. È una marca che possiamo trovare in tutti i GameStop e MediaWorld e si è occupata di produrre anche dei Pro Controller cablati in svariate forme, riprendendo per esempio la forma del pad del GameCube o semplicemente andando a personalizzare il Pro Controller con vari personaggi Nintendo, tra cui Bowser, Mario, Zelda, Link e via dicendo. Al momento hanno dato informazione tramite loro social di aver creato dei pad Pro wireless e direi finalmente hanno creato quindi dei pad usabili senza cavo, ma soprattutto con i sensori di movimento, una cosa a mio parere obbligatoria su tutti i pad di un certo livello. Stiamo comunque parlando di pad dal valore di 50 dollari, e ok, blocchiamo tutto quanto il mondo un secondo per cortesia. In America questo ho visto che costa 70 dollari, la versione alternativa di PowerA ne costa 50, quindi c'è un risparmio di 20 dollari. C'è il cambio 1 ad 1, perché questi prezzi che vi ho nominato sono già tassati in America, il cambio sarebbe di 50 euro contro 70 euro, con la possibilità magari di trovare
trovarli a volte in offerta al GameStop, o magari di portare un gioco e pagarlo magari 25, 30, 35 euro, che è un prezzo decisamente abbordabile per un pad di quel livello, di cui tra l'altro ho visto già alcune recensioni sul web e sono rimasto veramente entusiasta. L'hanno messo a paragone col Pro Controller e la qualità di costruzione hanno detto che è molto molto simile, con particolare attenzione al D-pad, ovvero la croce direzionale. Insomma, io sono un fanatico di queste cose, quando vedo dei nuovi prodotti devo assolutamente recensirli o almeno provarli per capire quali sono i lati positivi e i lati negativi. Quando si tratta di prodotti ufficiali sicuramente non c'è molto da dire, parliamo di prodotti di qualità quando si parla di Nintendo, ma se parliamo comunque di prodotti di terze parti devo sempre stare lì a stare attento, perché se devo consigliarvi un prodotto voglio che sia della qualità massima al prezzo minimo. Non so se avete capito cosa intendo. In ogni caso cercherò di portarvi il prima possibile, quando questi pad saranno disponibili in Italia, una recensione o quantomeno un hands on per capire meglio la loro funzionalità e se effettivamente valgono quei 50 dollari o in caso 50 euro a cui vengono proposti al pubblico. Sono disponibili in tantissime varianti, c'è una variante bianca, una nera e svariate colorate in diversi modi con dei personaggi Nintendo, al momento per lo più due di Mario e uno di Zelda con sopra Link. Sicuramente una scelta ottima, sicuramente stanno testando il terreno per capire se possono fare varie versioni magari di altri personaggi Nintendo, come magari i personaggi di Splatoon che vendono seriamente come il pane in America. Non è una novità infatti lì che siano presenti tantissime varianti di questi pad, tutte cablate per quanto riguarda le varianti da 25-30 dollari, e che quelli di Mario, Zelda e Splatoon siano obiettivamente i più venduti in quel territorio. Ma in ogni caso adesso staremo un po' a vedere da noi, perché ho visto che stanno arrivando anche tantissime piccole chicche che ho intenzione di recensire sul canale. In ogni caso ragazzi, io vi ringrazio come sempre per la visione e spero di esservi stato d'aiuto nella selezione dei vostri pad. Cercate sempre di stare attenti quando andate a comprare roba di terze parti, perché rischiate oltre di spendere meno ma andare comunque a danneggiare la vostra console. E insomma, per risparmiare 20-30 euro andare a danneggiare una cosa che ne costa 300, meglio di no. Spero siate della stessa opinione. In ogni caso grazie per la visione, fatemi sapere nel box dei commenti se vi sono stato d'aiuto e se volete che vi dia la mia opinione su determinati pad. E vi aspetto quindi in un prossimo video domani alle 14:15 come sempre sul mio canale. Ciao!